Buonasera cari amici di Toscana Sprint, ci troviamo a Pontegola nel comune di San Miniato per l'annuale gara, la due giorni di Pasqua, pasqualando, la Pasqua, pedalando. L'anno scorso fu un esperimento quello messo in atto dalla Unione Ciclistica Santa Croce sull'Arno e la Ciclistica San Miniato Santa Croce dei presidenti Federico Micheli e Franco Biagini. Quest'anno si è rinnovata. Già l'anno scorso c'era il pensiero di arrivare a pensare al 2023 perché era piaciuta a tutti, ai corridori, alle formazioni, alle squadre, ai comitati regionali che comunque sia anche delle altre formazioni venendo da fuori, comunque sia era piaciuta a tutti e alla fine l'idea era venuta fuori. Unendo le forze di due società sempre vicine, perché l'Unione Ciclistica Santa Croce sull'Arno organizza il classico Cuoio e Pelli, Gran Premio Cuoio del Pelli, Cuoio e Pelli a settembre, mentre la Ciclistica San Miniato Santa Croce, ovviamente è una società che oltre ai giovanissimi ha anche una squadra femminile, si sono uniti e hanno deciso di organizzare ovviamente una giornata dedicata sia agli uomini sia alle donne, con quest'anno un qualcosa in più, il Paralimpico, perché la seconda giornata, questa di oggi, è la prima giornata con la partenza imminente delle formazioni juniores che ora stanno sfilando davanti alla nostra telecamera. Poi vedremo anche quella che sarà la gara, ci sarà anche ci sarà anche ovviamente da dire il traguardo volante, per vedere anche chi lo vincerà questo traguardo volante. Saranno 33 i giri di questa formazione. Vediamo Saverio Metti alla partenza a parlare proprio con Federico Micheli, uno dei due presidenti delle due società. I ragazzi sono già tutti schierati, anche Dolfi, anche Alessandro Dolfi del comitato regionale toscano presenti, Giovanni Guidi che ha già in mano il cartello, ma c'è un minuto di silenzio, un minuto di silenzio per ricordare Riccardo Biagini. Scomparso prematuramente la scorsa settimana, la vittoria che aveva visto poi la CPS vincere, Andrea Bardelli aveva dedicato proprio la vittoria a Riccardo Biagini, un minuto di silenzio che verrà osservato in tutte le gare, ed è partita ufficialmente questa prima gara della due giorni di Pasqualando. La gara della categoria juniores. Come detto, l'unione fa la forza, molte volte bisogna dire che loro ne hanno fatto. Tante le formazioni al via, sono stati 104 gli atleti, ora sono tre atleti che sono usciti dal gruppo, sembrava una maglia del Veloclub Scuola Ciclismo Empoli, poi anche una della Regia Congressi, ma sono gli atleti della Borgo Molino Vigna Fiorita, Borgo Molino che l'anno scorso fece veramente man bassa di quello che era la prima edizione di Pasqualando Juniores, perché riuscì a fare primo, terzo e quinto. Quindi incredibile quello che riuscirono a fare i corridori della formazione Veneta, e quest'anno sono tornati probabilmente per provare di nuovo a vincere. Siamo di nuovo a un altro passaggio, tre atleti ora che stanno di nuovo prepotentemente uscendo dal gruppo, maglia del Veloclub Empoli, non ci, della Scuola Ciclismo Empoli, non ci sbagliavamo, maglia della Regia Congressi, non, anche quella era chiara, gruppo allungatissimo, veramente un percorso molto veloce. È cambiato solo l'arrivo, arrivo che adesso si trova dall'altra parte del percorso, mentre l'anno scorso era stato fatto esattamente da un'altra parte, mentre si arriva davanti alla Vesta Corporation. Quello l'arrivo principale. Qui vediamo gli atleti che stanno andando a fare un'altra parte del percorso. Come possiamo vedere, tanti gli addetti, dobbiamo dire che questa gente è in piedi dalle 5 veramente per organizzare tutto nei minimi dettagli. Adesso gruppo che prende tutta la sede stradale, non hanno lasciato andare via nessuno in questo momento. Gli atleti della Borgo Molino che sono lì davanti, probabilmente, beh, è chiaro che quando si è andata l'anno scorso, pensate, avevano 4 corridori alla partenza, 4 corridori di cui primo, terzo e quinto, quindi cioè, basta pensare questo per capire, no? Quattro corridori riuscirono comunque a gestire bene. Quest'anno hanno veramente uno squadrone alla partenza, magari manca magari altri corridori, non ci sono proprio tutti, però c'è Andrea Scalzo, c'è Favero, c'è Renato Favero. Intanto vediamo che sembra essere Alberto Cavallaro della formazione della Work Service provare ad uscire, anche la Work oggi con quattro atleti imminenti. E, sa, ci ha fatto piacere anche rivedere Matteo Berti alle corse, che abbiamo salutato proprio stamattina quando l'abbiamo visto proprio prima della partenza, tornato a seguire i suoi ragazzi. Intanto altro passaggio, qui vediamo Luca Scinto con altri direttori sportivi come Davide Lenzi, chissà che cose si staranno dicendo, probabilmente parleranno anche di quella che sarà la gara di domani, ovvero quella della Parigi-Roubaix professionisti. C'è un atleta da solo al comando, maglia sempre del Veloclub Scuola Ciclismo Empoli, molto attivi le formazioni empolese.
che ci stava provando sembrava essere Bitossi, il corridore davanti della Veloclub Scuola Ciclismo Empoli, Leonardo Bitossi. Prima era un altro atleta che ci aveva provato. Come potete vedere, il manto stradale si sta asciugando, il sole è uscito fuori, ma quando siamo arrivati stamattina eravamo veramente un po' più negativi perché c'era proprio, era bagnato, pioveva, quindi. Però comunque, gruppo che vediamo c'è il sole, quindi asciugherà, soprattutto per quelle che saranno le gare dopo, perché ora dopo ci saranno le donne open, poi gli elite under 23 maschili, e poi ovviamente ci sarà la gara dei giovanissimi, dai più grandi ai più piccoli. Passaggio sotto il traguardo in questo momento. Allora, ci sono tre atleti ora in questo momento al comando, diciamo, sono Cincinelli del team Franco Ballerini, poi Epinai della Regia Congressi Siecom Valdarno, della Regia Congressi Siecom Valdarno, e poi il terzo del Veloclub Scuola Ciclismo Empoli, si tratta di Federico Di Vita. Sono loro i tre atleti al comando, vantaggio di una quindicina di secondi per loro. Intanto vediamo la stazione Radio Bruno, altro sponsor della manifestazione, e siamo al passaggio. Siamo al passaggio, mancano esattamente in questo momento 12 giri alla conclusione, con i tre atleti al comando. Federico Di Vita davanti a condurre, con Cincinelli e Pinai alle sue spalle, ma dietro sono gli atleti della Borgo Molino Vigna Fiorita in blocco. Veramente gruppo tirato in lunga fila indiana, però non riescono a guadagnare perché il vantaggio rimane sempre stabile, 15 secondi il vantaggio dei tre uomini al comando. Team Franco Ballerini, che avrebbe la carta Maioli in gruppo, però probabilmente Luca Scinto l'aveva pensata in maniera diversa, anche perché così comunque fai fare il lavoro grosso ad altre formazioni. Intanto vediamo che Di Vita si è staccato, ha vinto il traguardo volante, perché ha vinto il traguardo volante di giornata, l'ha vinto lui, il primo traguardo volante di questi 2 giorni di Pasqualando, e sono rimasti Cincinelli e Pinai. Regia Congressi si è con Valdarno per Pinai, Team Franco Ballerini per Cincinelli. Dicevamo, Luca Scinto probabilmente vorrà far lavorare quella che è la squadra favorita, come detto da molti, ovvero la Borgo Molino Vigna Fiorita. Quando si dice Borgo Molino e vengono giù, difficilmente si sbagliano. L'abbiamo vista a Calenzano quando Cettolin, quando è andata via una fuga di 10, e su 10 avevano 6 corridori in fuga. Basta sapere questo per capire tutto, che formazione hanno. Intanto ancora primo piano, però il gruppo che sta rinvenendo, vantaggio sicuramente che è sceso, non sono più 15 secondi, gruppo sempre tirato, però è molto strano, no? Perché in questo momento non so se sia la scelta più giusta, perché si consuma, di solito si mettono sempre 2 uomini al comando a fare, insomma, il ritmo, e poi si rischia. Occhio, perché c'è stata una caduta. C'è stata una caduta in quel tratto di strada. Occhio all'ultimo chilometro, perché c'è una S molto tecnica, e quindi lì bisognerà stare attento quando si fa il treno a non spezzare il treno, e quindi a non rischiare di fare il famoso buco. Intanto vediamo il palco, i vari sponsor di questa manifestazione. Ringraziamento ovviamente anche al comune di San Miniato, con il sindaco Simone Giglioli, Loredana Arzilli, assessore allo sport. Ringraziamento anche alla Regione Toscana, al Comitato Regionale Toscano, ma anche al Comune di Santa Croce, sull'anno di cui l'Unione Ciclistica Santa Croce fa anche parte, e ovviamente la San Miniato Promozione. Qui siamo nel finale, veramente ormai quello che si sta spezzando il gruppo per la volata finale, ormai siamo vicinissimi a quello che sarà la conclusione. Ultima curva, Failli è davanti, forse l'ha presa un po' troppo lunga, però Failli lancia subito la volata. Vediamo Failli, Lorello in seconda posizione, esce ora Andrea Stefanelli della Pro Sportiva Monsumanese. Stefanelli rimane davanti, grandissima fucilata di Andrea Stefanelli, niente da fare per Failli. Primo Stefanelli, secondo Failli, terzo Lorello, quarto Scarso, quinto Cavallaro, sesto Fantini, settimo De Monte, ottavo Magli, nono Meccia e decimo Giannelli. Questi sono i primi 10, ma è stata una fucilata netta di Stefanelli. Sono stati gli ultimi 100 metri veramente fulminanti. Con questo immagine andiamo alle interviste. Allora, ti faccio i complimenti perché hai avuto un'esplosività incredibile negli ultimi veramente metri di questa volata. Non hai avuto esitazione, appena passato Failli sei stato nettamente il più forte, ti sentivi le gambe. Sì, ho svoltato l'ultima curva in terza posizione, avevo visto che avevamo già 2 metri di vantaggio, agli ultimi 150 metri sono uscito, ho preso la testa e nessuno mi ha più affiancato. Alessandro,
avete lavorato benissimo nell'ultimo giro, siete usciti davanti, poi un'ultima curva in cui eravate tutti sfilacciati, forse sei partito un attimino prima. È stato tutto così improvvisato, fino all'ultimo giro ho avuto compagni davanti e poi siamo rimasti sfilati del Cavallaro, mi sono girato, ho visto che c'era un po' di vuoto, ho provato ma era in tempo superiore, mi ha montato, quindi complimenti. Diciamo che siete riusciti a fare una tattica perfetta, te a riposo in gruppo, Pinai davanti in fuga, quindi un lavoro di squadra incredibile, poi nel finale ti è mancato quei metri, però per essere una gara completamente piatta, un ottimo momento di forma per te. Intanto vorrei ringraziare, credo, tutta la squadra, la mia famiglia, chi mi segue, mio zio, poi gli sta per nascere un figliolo, quindi gli auguro il meglio e... Diciamo che siamo partiti che non dovevo stare nel gruppo perché domenica sono caduto, sono stato una settimana fermo e oggi dovevo riprendere un po' la gamba e quindi diciamo che è stato una corsa tirata per me perché stando fermo tutta la settimana e ripartire con una mano rotta diciamo che è stata dura, però grazie alla squadra e la mia famiglia, sono riuscito a fare tutto questo e vorrei ringraziare la squadra che ha fatto un ottimo lavoro.